E a noi, che nella Chiesa siamo stati presi tra il popolo per un ministero di speciale servizio, è come se Gesù consegnasse la fiaccola accesa, dicendo: prendete, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Così il Signore vuole comunicarci il suo coraggio apostolico, il suo zelo per la salvezza di ogni essere umano, nessuno escluso. Vuole comunicarci la sua magnanimità, il suo amore senza limiti, senza riserve, senza condizioni, perché nel suo cuore brucia la misericordia del Padre. È quello che brucia nel cuore di Gesù, la misericordia del Padre. The cardinals are not just appointed specifically for one reason, but also to advise the Pope in a very broad field of the Church. And our experience in the Curia gives us a very special insight into the work of the Church. Cari fratelli cardinali, nella luce e nella forza di questo fuoco cammina il popolo santo e fedele, dal quale siamo stati tolti noi, di quel popolo di Dio. Siamo stati tratti e al quale siamo stati inviati come ministri di Gesù Cristo. Un cardinale ama la Chiesa sempre con il medesimo fuoco spirituale, sia trattando le grandi questioni, sia occupandosi di quelle piccole, sia incontrando i grandi di questo mondo, che deve farlo tante volte, sia i piccoli, che sono grandi davanti a Dio. Everyone in the Church is wounded in various ways. Everyone needs healing in the grace of God, and the Church is meant to be an instrument of that healing. And so we are all healers and we are all being healed. And I think that's a wonderful image for the Church, because it doesn't divide us into different groups. It looks at us always on this common journey, which Synodality emphasizes. But it's a journey in which we help one another and help one another heal in God's grace.